Elliot Fisk, siamo qui a Boston, quindi sta per cominciare tra qualche ora uno dei concerti di questo festival che tu hai creato, che si intitola Bella Italia, Sì, guarda quest'anno sì, caso. quest'anno sì, in omaggio ovviamente al paese che io veramente adoro, l'Italia adoro, tu sai molto bene, ci sono tantissimi amici, anche la cultura italiana nella sua forma pristina, diciamo, mi piace tanto, tanto, tanto. Sempre ho avuto le esperienze più belle in Italia, veramente quando non ci vado veramente mi manca qualcosa in vita mia e sono molto contento adesso che sembra che anche l'epoca berlusconiana va a finire. Speriamo, sempre, Speriamo bene sembra proprio di sì. come per noi l'epoca di Bush, che era anche un incubo senza fine. Allora speriamo bene e allora spero che l'Italia possa anche tornare alla gloria della sua storia tan fantastica che ha dato tanto, tanto, tanto al mondo intero e anche per me personalmente. Anche in questa sesta edizione del Festival della Chitarra qua a Boston abbiamo voluto anche fare un omaggio al grandissimo maestro Oscar Gilles, Che sarà qui che stasera, infatti, sì. suonerà con me una cosina, poi farà anche qualche brano lui da solo. L'idea di questo festival veramente era di non soltanto fissarci sulla chitarra, ma anche di coinvolgere ogni altro tipo di strumento, anche di mischiare anche un po' gli stili diversi, no? Cioè, non ho voluto soltanto mettere magari 12 chitarristi a suonare l'uno dopo l'altro, ma anche di coinvolgere altri strumenti, così il programma di stasera incomincerà con questo concerto bellissimo di Vivaldi originalmente per due mandolini in sol maggiore. Ovviamente io e la mia moglie Sara Meneses lo faremo in due chitarre, ma ci sarà l'accompagnamento di anche un ex allievo mio, Richard Savino, che è diventato un grande nel campo della musica Barocca, antica, barocca sì, l'ho appena specialmente, barocca incontrato, classica, sì. eccetera. Sì. Anche lui ci farà un bel basso continuo, così continuiamo. Saira, mia moglie Saira Menesse, suonerà anche la famosa sonata di Paganini, ma nella versione in originale, con l'accompagnamento del violino, che è proprio molto buffo, è una Sì. cosa, una rarità nella musica ovviamente, ma veramente una sonata bellissima, ma secondo me la sua forma forse più bella sarà quella originale, perché si vede la genialità di Paganini di una maniera veramente fantastica, straordinaria. E poi io suonerò la famosa sequenza. Luciano Berio. Luciano Berio, sì. Diciamo un po' della Sì. Sì. sequenza famosa per Che chitarra ti ho solo. sentito suonare a Bologna 10 anni fa. Ah, sì, in quell'occasione che c'era anche Umberto Eco, mi sembra. No, c'era Luciano Berio proprio. C'era lui, Sì, ma anche c'era proprio Umberto lui, sì. Eco Ah, questo non era ricordo, venuto, sì. sì. Poi c'era una recensione che ci siamo stati tutti insieme, mi ricordo perfettamente, sì. Allora, e dopo di questo, nella seconda parte, Oscar Ghigna, grandissimo maestro, carissimo. Che è stato quindi tuo maestro già non solo in Italia, Sì, ma anche qua, anche ad Aspen, mi pare. No, sì, ad Aspen dappiù. tu eri suo assistente, se non erro, sì. Sì, addirittura io non studiavo mai con Oscar in Europa, ma qua negli Stati Uniti Ah, ecco, sì. per molti anni. E poi sono diventato, come hai detto, il suo assistente ad Aspen. E poi ovviamente abbiamo sempre avuto i rapporti più speciali, più belli tutta la vita. Allora è un onore, un piacere di avere lui con noi questa settimana a Boston. E lui ci farà un movimento di Giuliani, poi uno dei quattro pezzi di Franck Martin, dopo il quale
lui ed io suoneremo la trascrizione molto bella di John Williams del sestetto di Brahms, di Brahms. Follia, praticamente la cosa muovente che è la follia di Brahms, e poi io faccio qualche capriccio di Paganini. Tuo famoso capriccio di Paganini, che ho visto anche così. Vedremo quali ne fai. Ipervirtuosistico. Sì. Un'ultima domanda, poi ti lascio la tua concentrazione, che devi suonare stasera. Dal punto di vista didattico, tu mi hai anche detto così recentemente che insegni anche con castelnuovo tedesco, che usi molto, quindi il repertorio italiano. Quindi, cioè... sì. Castelnuovo è un caso molto interessante, perché come sai benissimo, lui scriveva con una purezza, no? Cioè lui non era uno che pensava prima la chitarra, no, lui pensava del condotto delle parti, delle voci, cioè lui è rigorosissimo. Certo. Allora cambiare una sola nota di Casanova ti fa proprio male, ma a volte è inevitabile, perché sennò la chitarra non può cantare. Sì, mi è successo, infatti, come sarà successo a te nel Rondò famoso. Ma in verità sì. Casanova non era rigido in questo senso, perché lui veramente, secondo me, Casanova è quasi come una continuazione di Puccini un po', cioè lui viene dall'opera lirica. Allora, forse lavorando anche con i cantanti, ovviamente è sempre necessario di cambiare qualcosa rilevante alla voce, cioè questo stile richiede veramente questa flessibilità di cambiare. Sì, sì. E la chitarra è come una voce, cioè una voce molto esigente, cioè la chitarra non permette alcune cose, mentre altre cose sì. Allora, come disse sempre Segovia, è veramente necessario per il chitarrista di fare quasi la metà del processo della creazione del pezzo sullo strumento. E per me questa forse è la cosa anche più interessante, cioè mi piace molto fare questo. Benissimo, grazie Elio. Grazie, grazie per avermi dedicato questo tempo in preparazione a un concerto che sentivo con molto piacere stasera. Grazie.